Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi andiamo a lavorare con questo John Deere 8R con questo dissodatore da 4 metri. È una lavorazione un po' insolita, adesso partiamo e vi spiego tutto. Ok, tiriamo su 35 quintali d'attrezzo. I vetri ragazzi sono luridi, anche il trattore è veramente sporco. Perché nell'ultimo lavoro che ho fatto pioveva un pochino e proprio una pioggerellina di quelle sottili, così la polvere si è attaccata bene dappertutto. Sarà anche difficile vedere fuori davanti perché è un disastro davanti. Adesso vi faccio vedere comunque. A pelo proprio. Ovviamente non passeremo ragazzi dal cancello che c'è quello giallo e nero, quello che ci passiamo a malapena con rabe, figuratevi se non ci passiamo con rabe, figuratevi con questo vetro lurido, veramente. Mi dispiace purtroppo portarvi il video così, ma prima finiamo di lavorare e poi si lava, perché se dobbiamo lavarlo ogni minuto è un bel problema. Guardate che mezzo, 7500. Tutti i passaggi strettissimi oggi, vedrete, sarà la fiera del passaggio stretto. Partire da qua. 20 centimetri per parte, con rischio abbattimento rete più muro, e poi il ponte solito nostro amato, che non avete visto molto, però non è il mio preferito, diciamo così. Bello strettino come piace all'8R, che vi ricordo che è 2,70 m di carreggiata più il bambinone dietro da 4 metri. Qua ci preparano già lampeggiante, primo set di luci. Ok, eccoci qua ragazzi. La lavorazione di oggi è in un campo di un mio amico, perché io questo attrezzo nella mia terra non posso utilizzarlo perché sono in minima lavorazione, che prevede una lavorazione massima ammissibile appunto fino a 20 cm di profondità e senza rivoltare gli strati del terreno. Oltretutto ci sono una lista di attrezzi che sono, come si può dire, compatibili con la minima o meno. Per esempio, questo qua, che è un dissodatore, non è compatibile perché ovviamente è capace di raggiungere profondità anche di 50 cm e tutto quello che volete. Il lavoro di oggi, allora, è un campo di un vicino, di un amico, che non è da lavorare tutto, è da lavorare dove io e mio padre abbiamo pestato per venire fuori con i carri della legna, ragazzi. Perché sì, abbiamo veramente fatto tante di quelle carreggiate nello scorso video, penso sia appunto lo scorso video, abbiamo fatto un sacco di carreggiate, ragazzi. Oltretutto abbiamo chiamato un braccio tagliarive semovente molto grosso da 120 quintali e su delle ruotine da 40 centimetri ha fatto delle carreggiate, ragazzi, assurde. L'uscita dove siamo andati avanti e indietro con carri per portare fuori legna, macinare ramaglie e così via è veramente asfaltata, c'è la terra lucida a specchio e io dubito di riuscire a utilizzare questo attrezzo anche alla profondità minima. Adesso proverò appunto a mettere il rullo tutto basso in modo tale che le zappe lavorino molto poco. E dopo probabilmente me la caverò a 2-3 km orari, forse, non lo so, adesso vedremo ragazzi. Secondo me ci sarà da ridere, o c'è da ridere oppure il John Deere ci sorprenderà, insomma. Spero più la seconda, perché anche se ce la facciamo tipo a 2-3-5 km orari si può portare pazienza. Ma se è la prima c'è qualche problemino. Dopo appunto andremo a lavorare queste carreggiate immense e appunto l'amico dopo chiamerà una fresa, penso, che ragazzi è da distinguere rispetto all'erpice rotante, perché vedo cioè veramente un'ignoranza in materia che è una cosa assurda. In meccanizzazione agricola veramente non è il vostro forte, perché molti scambiano l'erpice rotante per la fresa, che ragazzi non è così. La fresa ha un tamburo in orizzontale con delle zappette che girano appunto sul tamburo. Il tamburo gira e le zappette macinano la terra. Invece l'erpice rotante ha tutti degli ingranaggi assiali con dei denti assiali che muovono e lavorano la terra in questo senso. Comunque mi dispiace per i vetri così sporchi e non voglio utilizzare lo spazzolino, dovevo lavarli un attimo prima di fare il video, perché se uso lo spazzolino adesso li graffio tutti e non voglio graffiarli, piuttosto
piuttosto vedo male per quell'ora di lavoro che devo fare e dopo lo lavo bene. Che comunque questo attrezzo forse lo tengo attaccato fino a quest'estate, perché magari qualche lavoretto da fare c'è. Insomma, comunque adesso vediamo. E ragazzi, se volete rimanere aggiornati su qualsiasi tipo di cosa, mi raccomando, in descrizione trovate il link di Instagram e lì veramente vi aggiorno su tutto giorno per giorno. Oltretutto, se volete supportare il canale con una piccola donazione, niente di obbligatorio, come dico sempre, c'è il link di Patreon, appunto potete fare una piccola donazione che vi farà accedere a dei bonus, i video in anteprima di 24 ore, delle anticipazioni anche 48 ore o addirittura una settimana prima, l'accesso ai contenuti extra di una settimana, backstage esclusivi, il saluto su YouTube e su Instagram, insomma ragazzi, un po' di roba per ringraziarvi, mi sembra il minimo. Dai, su, arriviamola in campo, che mamma mia, qua su queste buchette si fa sentire l'attrezzino dietro. Comunque ho appena finito di lavorare la terra per seminare con il Blizzard. Probabilmente vedrete il video fra poco, prossima settimana addirittura. E salire da quell'affare là, quella ciofeca di trattore là che si chiama Landini Blizzard, e arrivare su questo 8R, mamma mia, ma che relax, anche se lui pesa 140 quintali e ho dietro un attrezzo da 4 metri in cui non passo praticamente da nessuna parte, sono più rilassato veramente, perché mi viene il culetto quadrato quando si va sopra il Blizzard. Vedete come abbiamo asfaltato anche lo stradone per portare fuori tutte quelle ramaglie. E appunto, dato che questo video uscirà sicuramente dopo di quel video della legna, vedrete il lavoro che abbiamo fatto, perché ragazzi abbiamo fatto sparire delle ramaglie, e per chi si chiedesse ma perché non le hai bruciate, sostanzialmente in Lombardia fino al 15 aprile non si può bruciare per le emissioni, perché ci sono già i camini e le stufe, le caldaie accese, quindi le ramaglie non possono essere bruciate. Non so nelle vostre regioni come funziona, chi mi segue da altre regioni, però sta di fatto che non ho potuto bruciarle, ho dovuto macinarle il più possibile, tarup, non tarup. Il trinciasermenti, appunto il trinciastocchi là davanti, l'abbiamo utilizzato anche per quello, anche se non si è divertito. Abbiamo dovuto chiamare il terzista con il braccio semovente per quello. Ok, passaggino bello stretto come piace a noi. E praticamente si deve iniziare subito, perché vedete che la terra è lucida. Ok, passati anche sul ponticello. Folle, quattro ruote motrici, fuori tutto il terzo punto, che così l'attrezzo lavora in piano. Aspettiamo che si scaldi un attimo, perché insomma ha da tirare, ragazzi, vedete che lucido, vedete che careggiate che ci sono anche lì in fondo, è una cosa impressionante. Però potete vedere che le ramaglie sono sparite, il mio dubbio appunto è che se ne incastri qualcuna in mezzo ai due rulli là dietro e non ci divertiamo, però adesso insomma vediamo cosa riusciamo a combinare. Magari accendo anche la presa di forza, così mi dà l'extra power per un paio di minuti. Il lavoro è molto semplice, c'era una fila di ramaglie qua e una fila di ramaglie là in fondo. Sia da una parte che dall'altra il braccio semovente ha fatto tutte queste carreggiate e devo fare 2, 3, 4 passate, diciamo seguendo la L che fa questo campo, la S più che altro. Aspetta, L, beh, insomma avete capito il profilo del campo, non è nessuna lettera. Ragazzi, prima di partire con la lavorazione, questa clip la registro dopo aver già visto quello che verrà dopo, perché il video l'ho già registrato, però mi ero dimenticato di farvi vedere l'attrezzo da fuori come al solito. Avevamo sostituito tutte le zappe di questo attrezzo, a parte quelle laterali, ma la zappa centrale è stata completamente sostituita. Vi lascio il link del video in alto a destra. Diciamo che è un attrezzo che lavora da una profondità purtroppo minima di 25-30 cm, perché più di così il rullo non va giù e non riesce a tenere sull'attrezzo, quindi purtroppo è da 25 fino ad arrivare a 60 cm abbondanti. Ovvio che è un 4 metri e a 60 cm forse lo tirate col 9620 RX di John Deere o il Case Quad Track su terreno tenero, perché se c'è un terreno come il mio penso che ci vuole un 1000 cavalli per tirare a 4 metri a 60 cm. Comunque è composto da 9 ancore per 4 metri appunto e un doppio rullo spuntonato che è autopulente, perché uno gira dentro nell'altro, questo dente pulisce
il rule e così via, appunto, vedete che è così. E certo, al centro del rullo si attacca la terra, ma è inevitabile perché il dente non si può fare aderente proprio al cilindro d'acciaio, perché sennò appena si incastra un minimo sasso si blocca il rullo. Già che ogni tanto con dei sassi grossi si blocca il rullo e fa a mo' di ruspa. È un gran rullo, ragazzi, perché se l'attrezzo non avesse questo rullo veramente serve... Ci sono degli attrezzi fatti così senza rullo, sono delle porcherie, ragazzi, a mio parere. Lasciano delle zolle grosse così, ma chi è che le lavora? Invece un rullo del genere lavora veramente tanto la terra, oltre che creare ovviamente un appoggio. La regolazione è totalmente idraulica, in serie, questi due pistoni vanno su e giù e regola la profondità. Ovvio che più il pistone rientra e più lavora profondo. Più va giù, qua è giù al massimo, ragazzi, e meno lavora ovviamente. Però vi ripeto, la profondità è 25, 30, 35 centimetri minimo, minimo. Ah, ultima cosa, la regolazione del terzo punto è al massimo, cioè è fuori tutto il terzo punto, diciamola così, per tenere in piano l'attrezzo una volta abbassato. Purtroppo è un attrezzo con un attacco fatto così. Ok, dai, direi che possiamo partire. Olio del cambio un po' freddo, però... Mettiamo giù l'attrezzo. Impostiamo la F1... a 2 e proviamo. Mamma mia che zolle, ragazzi. Sento degli strattoni esagerati, per fortuna che ci sono le viti di trancio, che al massimo se c'è qualche radice non facciamo dei disastri. Mamma mia. Però ragazzi, il rullo da dietro lavora molto bene. Oh, ma sembra che non lo senta neanche, eh. Sta lavorando a 20 cm, ragazzi, in questa regolazione qua. E adesso vedete, già a 2 all'ora, 1300 giri. Proviamo a dargli 3. Mamma mia, ragazzi. È dura, è dura, è dura. È già un terreno duro di suo, eh. ...20% di slittamento. Mamma mia, ragazzi, è dura. 2, dai, teniamo i 2. In modo tale che non slitti neanche un'esagerazione. Si sento di quegli strattoni che veramente la terra che molla, che tira, magari qualche radice. Però pensavo peggio. Ragazzi, come fermare un 8R? 4 metri, 20 centimetri, terreno asfaltato. Qua è veramente dura, ragazzi. Vabbè che passato questo pezzo è passata anche la paura, perché è quello più incementato. Non vorrei che però dove è passato il braccio semovente fosse peggio. Non lo so. Qua è passato sia lui che tutti i carri. E Blizzard, ragazzi, pesta un sacco, eh. Il Blizzard non vi fa più lavorare la terra. Pensavo di non muovervi, ragazzi. Pensavo di slittare, chiuso il discorso e basta. Io devo ricordarmi di non passare sopra il ponte perché c'è un tubo di cemento. Se mi attacco lì è finita veramente.
1500 giri a 2 km orari. Mica scherzi. E via. E via a fare un'altra passata. Oh, penso che il peggio sia passato, eh. Non ne sono ancora convinto, però penso che il peggio sia passato. Ragazzi, è compattata ma mica poco. Devo stare attento più che altro al rullo, ragazzi, perché non vorrei che si bloccasse con qualche ramaglia bastarda. Come punto di riferimento prendo il centro del parafango in modo tale da far lavorare l'ultima ancora qua nel solco dell'altra e non fare troppi riccioli. Facciamo 3 passate per parte e, ragazzi, avete visto nel video cosa c'era per terra. E qua veramente è stata macinata molto bene. Vedo dei rametti che si stanno infilando sotto, però non... Aiuto, ho visto un rametto che ha fatto il giro del rullo. Proviamo a dargli un po' più di gas, a vedere. Il problema è, ragazzi, anche lo slittamento, ci ha bagnato. Dai, facciamo cantare un po' sto 8R, cavolo, ragazzi. 6 all'ora? Me li tieni? No. 5 e 4. 5. C'è dentro tutto a 5 km orari, ragazzi, eh. Anzi, sto uscendo fuori scala. 4 e 8. 19% di slittamento. No, ragazzi, 3 km orari, perché anche a 4, mamma mia. Mamma mia come si innervosisce. Cavolo, ragazzi. Cosa vuol dire il compattamento, eh? Passate per parte mi sembrano più che sufficienti. E comunque, ragazzi, è un attrezzo che in queste condizioni fa un lavoro veramente ottimo. Adesso qua vado indietro, però bisognerà fare anche tutta quella parte là. Il video non è molto parlato, questo lo so e lo ammetto, però almeno vi godete il sound della macchina e la situazione di difficoltà. Che spettacolo, mamma mia che rullo, ragazzi, penso uno dei miei rulli preferiti veramente in attrezzi del genere su sodo. Fa dei miracoli. Vi dico che è già da 3-4 giorni che sono col Blizzard e mi toccheranno altre tanti giorni di Blizzard, altrettanti, ancora un paio, uno, due, e niente, veramente, lo apprezzo sempre di più. Sinceramente pensavo di non muovermi lì, perché lavora a 20-25 centimetri. E che dire, qua se non sbaglio il vicino vuole seminare pisello proteico, e niente, si vedrà, si vedrà.
per tutti quelli che mi hanno chiesto, non so se l'ho detto nello scorso video, ma per tutti quelli che mi hanno chiesto: ma perché hai tagliato tutte quelle piante? Che peccato tagliarle un po' per volta. Erano tutte malate, distrutte, marce, compreso quel pioppo gigantesco là, è marcio, ragazzi, ed è da abbattere perché è pericoloso. E quindi cosa si tengono a fare? Si tengono per niente, perché piuttosto è meglio tagliare, salvare il salvabile, bruciare il bruciabile e almeno fare un po' di produzione di legna, quello sì. Guardate ragazzi, mi piace talmente tanto stare qua su che mi verrebbe quasi voglia di farla tutta questa terra, però uno, non c'è tempo, e due, non sono questi, come si può dire, non mi hanno dato queste direttive, ecco. Guardate che bel same con carico di legna là. Ok, qua alziamo e andiamo a fare le carreggiate del semovente. Aiuto, ho già paura. Allora, ci mettiamo qua, facciamo 3 o 4 passate, eh? Qua così, in modo tale che le prendiamo tutte. Spero di poter andare più veloce, così si pulisce il rullo. Si pulisce il rullo, ma non il vetro. Allora, andiamo dritti, dai. Andiamo giù qua. Mamma mia, ragazzi, è ancora più duro forse qua, eh. Forse. Proviamo a 4. Andiamo pianino qua, ragazzi, perché ci sono tutte le buche e il rullo lavorerà male, tutto dissestato. Meglio, cioè, se si va veloce dentro queste cose qui è veramente un disastro. E devo stare attento che non si blocchi il rullo, perché sennò fa a mo' di ruspa. Ma il John Deere paura non ne ha. Poi con l'olio nuovo, ragazzi, più 50 cavalli. Ho fatto un video in cui ho cambiato l'olio, perché se lo fosse perso, sempre il link in alto a destra. Non so quanto lo farò lungo questo video, ma dato che vi piace, almeno una mezz'ora, almeno una mezz'ora di lavorazione ci starebbe. Mamma mia. Dovrei aprire una bella partita IVA da conto terzista, vendere tutta la terra, proprio non averne più neanche una, e andare in giro con l'8R a fare le lavorazioni. Sarebbe una figata, secondo me i video salterebbero fuori ancora meglio. Dopo non so cosa i clienti direbbero. Guardate che carreggiate. Non so cosa i clienti direbbero del mio far video, anche se, insomma, ovvio che glielo si dice prima, però sarebbe una bella cosa. Adesso ragazzi, non prendetemi in parola, che mi immagino già la gente che comincia a attendere. Quando è che apri la partita IVA da conto terzi? Non cominciate. Guardate che carreggiate quel braccio tagliarive semovente. Mamma mia che carreggiate, però si sta comportando bene. Ragazzi, quando si lavora con queste macchine, e chi ha macchine del genere può capirmi, tutti quelli che sono sulla statale, sulle strade e così via, si fermano a guardare e rallentano, perché una roba del genere davanti agli occhi non si vede tutti i giorni, eh. Adesso non è per vantarmi, ma che sia un Fendt, che sia un New Holland, un John Deere, comunque sono macchine veramente imponenti, e quindi è sempre bello guardarle e fermarsi. Diciamo che è affascinante, no? Ok. Mamma mia, immagino già le critiche di questo video. Mi divertirò come un pazzo a leggere i commenti delle critiche, tipo: ah, ma Giuliano, guarda come vai lento a fare le manovre, ma guarda come vai lento in lavorazione, dagli più gas, dagli più gas. Lo sto andando anche piano, ragazzi, perché c'è l'olio del cambio a 30 gradi, il motore no, il motore a 83. Qua dissodiamo già un po', ragazzi, che devo fare anche tutta questa parte qui. Ehi, calmo, lo so che vuoi partire a razzo, però devo limitarti un attimo. Mamma mia, che schiacciata di terra. Mamma mia. Ragazzi, questo terreno, precisione culturale, orzo.
e non è più stato toccato per tutta l'estate, è rimasto incolto per tutta l'estate, quindi si è assorbito tutta la pioggia di questo autunno e è veramente umido sotto, ragazzi, c'è il fango letteralmente. Qui se adesso con un colpo di fresa seminatrice dietro al sedere della fresa, ragazzi, nasce tutto, mi sa. Nasce tutto. Invece io l'ho affinata con l'erpice a dente fissi, che vedrete il video prossima settimana, penso. E si sta asciugando molto. Si spera ovviamente che dopo la semina ci sia una bella pioggia. E comunque, ragazzi, non preoccupatevi che adesso siamo entrati in pieno periodo lavorativo e quindi ci saranno video molto più frequentemente. Tornerà e arriverà la nuova stagione di Situazioni in Campo, ragazzi, veramente cambia tutto e ne vedrete delle belle, ragazzi, eh? Ci saranno video sicuramente più costanti e nel corso di questo 2019 ci saranno delle belle 2020 ci saranno delle belle novità, ragazzi, perché sto ideando e realizzando nuovi format che potrebbero e dovrebbero interessarvi, perché ho bisogno di più idee, più forma, più stili di video per poter riempire anche i periodi in cui magari piove. Se fuori piove riesco a fare un video magari al chiuso in cui facciamo qualcosa di comunque interessante. Non ho molti argomenti per questo video perché sono molto concentrato ed è giusto così, ragazzi, quando si usano queste macchine, soprattutto in strada, sempre veramente occhi aperti, miliardi di occhi dappertutto e non distraetevi con radio. La radio va bene un po' bassa, tanto in campo magari, però non distraetevi al telefono, così che fate male agli altri in strada e in campo fate male a voi stessi e fate dei danni veramente di migliaia di euro. Quindi adesso vedete che faccio il danno io e e mi mandate a quel paese, no dai. Comunque devo dire che si comporta bene anche in mezzo alle ramaglie. Ragazzi, lo so che a 1400 giri si potrebbe fare sicuramente di più, però slitta. Preferisco andare un chilometro all'ora in meno, impiegarci un po' di più e non farlo slittare, perché le ruote costano, si danneggiano, il trattore non si diverte e quindi è meglio così, eh. Tre passate per parte sono più che sufficienti. E vedete già, ragazzi, se chiedo i 3 km orari, 1700 giri, è duro, non c'è niente da fare. Però, ragazzi, per essere su sodo non viene neanche male. Mi sa che vi ho fatto contenti, ho aspettato fino all'ultimo lavoro. È un lavoro non completo, per carità, non è un campo, non si va veloci, però comunque è più interessante che il solito trattore che va avanti e indietro, la solita lavorazione. È più interessante sicuramente e vi ho portato proprio l'ultimo lavoro perché non ho fatto in tempo a filmare gli altri campi che ho fatto. E ragazzi, quindi accontentatevi di questo che secondo me è comunque già un bel vedere. Adesso facciamo la testata là e poi andiamo nell'altro campo, ma mi sa che ho già registrato per 40 o 50 minuti, non lo so, ci saranno dei tagli sicuramente, vi metterò anche delle parti non parlate magari per farvi godere la situazione, anche se purtroppo c'è il vetro davanti sporco. Niente, ragazzi, vi invito a seguirmi su Instagram, mi raccomando, metto sempre un sacco di stories e post per tenervi aggiornati, sicuramente più aggiornati che su YouTube, perché su YouTube esce un video alla settimana, rispondo ai commenti una volta ogni 3, 4, 5 giorni e su Instagram una volta ogni 24 ore. Su Instagram invece, appunto, vi ripeto, rispondo ai messaggi una volta ogni 24 ore e sono più attivo come post, più come story, insomma è un bonus in più per chi mi segue su Instagram, è ovvio, perché è più diretto, si prende in mano il telefono, non c'è montaggio, non bisogna fare niente di niente e si va. Vedete, nonostante i rami si è comportato bene. Niente, ragazzi, io appunto vi invito a seguirmi su Instagram, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, controllate la descrizione, ragazzi, ci sono sempre un sacco di informazioni. Ai commenti che chiedono informazioni che ci sono già nella descrizione non rispondo. Detto questo, io vi mando un caro saluto e noi ci vediamo nel prossimo Tractor Vlog.